La Pachamama è la dea andina della terra e della fertilità. È considerata la terra vivente, la fonte di ogni vita. Spesso collegata alle montagne, alla terra e al mondo naturale, viene raffigurata come una donna incinta o una madre che tiene in braccio un bambino. Dea benevola e protettrice, può anche essere vista come una forza potente responsabile di terremoti, frane e altri disastri naturali. Questa dualità riflette la credenza andina secondo cui la natura è ugualmente bella e pericolosa, e gli esseri umani rispettano e onorano il suo potere. La dea è la consorte del dio del sole Inti, il cui sostegno è essenziale per aiutare la dea nei suoi compiti. Il rapporto degli Inca con la Pachamama è reciproco. Nel prendersi cura della terra, essi credono che la Pachamama fornirà loro, a sua volta, generosi raccolti e li proteggerà dai disastri naturali. I rituali cerimoniali per la Pachamama si svolgono regolarmente durante l'anno, in particolare al culmine del ciclo agricolo, così come all'inizio di lunghi viaggi o quando si visita un sito sacro. Durante le cerimonie incaiche per il raccolto, le giovani donne che indossavano lunghi abiti rossi incarnavano ritualmente la Pachamama sui Rubama, madre terra dal lungo vestito che si trascina sul terreno. Secondo la leggenda, i contadini offrivano un feto di lama alla Pachamama prima di piantare i loro raccolti o svolgevano una cerimonia per esprimere la loro gratitudine per un raccolto abbondante. La venerazione della Pachamama è ancora oggi una pratica vitale in molte comunità andine e la sua figura è diventata un simbolo del movimento di attivismo ambientale, rappresentando la necessità di un rapporto armonioso e sostenibile con la terra.